Ed eccovi cari buongustai, bentrovati anche oggi nella cucina di A Casa Tua, sempre presso Alindar Cucine Industria Arredamenti, pronti per il nostro ennesimo show cooking. E ormai sì, è così, la moda dice che bisogna chiamarli show cooking, ma in realtà non è altro che il piacere di cucinare qualcosa con ingredienti del territorio o con ingredienti che possano parlare di identità, gusto e benessere, come teniamo proprio noi di A Casa Tua. E allora, non ho avuto veramente il tempo di dedicare una ricetta un po' più complessa ad un frutto di stagione selvatico al quale sono legatissima, che è una prugna rossa selvatica, Prunus cerasifera, proprio perché queste avevano la stessa forma, ecco, hanno proprio lo stesso nome, diciamo, e quindi riuscivano a ripagarmi un po', quindi sono particolarmente legata a ricordi d'infanzia e soprattutto c'è anche un dettaglio legato a queste prugne rosse selvatiche che potreste trovare spontanee nei vostri orti in campagna, oppure anche crescono molto bene in zone abbastanza soleggiate e miti vicino al mare. In questo caso queste sono proprio a Sedia Marina, me la procurate mio padre andando naturalmente lì nei pressi di casa sua. Detto questo, perché fanno venire ricordi di infanzia? Perché sono legati anche ad un'importante fase dello svezzamento dei bambini. Poi vi darò precise indicazioni. Potremmo realizzare ricette agrodolci, quindi anche salate. Incontrerebbero benissimo una bella arista di maiale, una bella lombatina di maiale, così come un pesce azzurro, perché no? Con carni bianche però prevalentemente. E invece noi le andremo a declinare in una importante torta molto tradizionale, quindi senza panne, senza grassi troppo complessi e animali, bensì solo con il nostro preziosissimo coroneichi fruttato a nona qui dentro, sentori esotici di tutto e di più, ha vinto tantissimi premi internazionali legati al comparto oleario, ma questa è la storia naturalmente dell'azienda agricola Carbone. E poi incontrerà delle mandorle. Le prugne di solito, voi lo sapete, sono legate alle proprietà più che altro che hanno lassative, ma dipende sia dal punto di maturazione, nel senso che quelle più acerbe hanno un effetto maggiore lassativo. A questo punto di maturazione possiamo tranquillamente mangiarle in un quantitativo e non correre questo rischio, bensì soltanto favorire il transito intestinale. Per le secche invece lì proprio fungono sicuramente da veri e propri lassativi, hanno proprietà nutritive molto più importanti e si concentrano di più. Andiamo dritti verso la nostra ricetta, tante cose ce le diremo poi dopo, questo è per rivalutare, riportare in tavola un frutto spontaneo di questo periodo naturalmente estivo. Uova, ok, zucchero semolato o zucchero di canna come preferite, anche del miele che non guasta. Poi abbiamo della farina di mandorle o mandorle in granella, poi vi spiego bene come le utilizzeremo in due modi. Prugna che abbiamo denocciolato, non le ripasseremo in padella, non le renderemo in confettura per poi aggiungerle, le vogliamo così fresche, anche perché hanno un punto di dolcezza, un punto di maturazione davvero soddisfacente, ci piace questa freschezza che poi sprigionano nella nostra torta. Queste ci serviranno, poi ve lo dirò per cosa, sicuramente per la nostra decorazione finale, il nostro bicchiere per mettere la quantità di olio necessario, di olio extravergine, e un po' di sciroppo di zenzero anziché il limone. Qualora voi aveste del limone fresco, naturalmente grattugiatelo generosamente, e non aveste questo, potreste utilizzare il vostro e il mio amatissimo limone. Farina di riso, in questo caso, insieme a un po' di farina 00, potreste utilizzare anche altre tipologie di farine. Utilizzo il riso per la quantità di amido generose, giusto per contrastare questo effetto lassativo. Le prugne associate a carboidrati, sicuramente ad amidi abbastanza complessi, riducono notevolmente l'effetto lassativo di cui si parlava e andiamo a trarre soltanto i benefici. Va bene? Rimanete con me. Andiamo subito a sbattere le uova con lo zucchero come torta classica vuole.
tradizionalissimi passaggi, quelli per eseguire una torta appunto tradizionale, dolce e tendenzialmente secca. E adesso cosa si fa? Cosa si fa adesso con la farina di mandorle? Intanto abbiamo imburrato il nostro stampo, decidete voi la forma, potreste realizzare una ciambella con il buco, naturalmente puoi mettere all'interno queste prugne rosse, insomma decorarla un po' così con dello zucchero a velo, degli stampini di muffin per rendere un po' più felici, no? Più simpatica come presentazione da rendere per i bambini. Soprattutto il mio invito con questa torta è di non dimenticarvi neanche in estate di preparare le torte fatte in casa. È vero che va per la maggiore l'utilizzo dei gelati, il consumo dei gelati, ci sta, e anche dei sorbetti. Però vi voglio dire che se preparaste questa per la colazione la mattina e l'associaste magari a dello yogurt per la vostra prima colazione, oppure magari ve ne sarà avanzata un po', potreste tranquillamente servirla un po' rappresa, dopo qualche giorno servirla con una bella pallina di gelato alla vaniglia o al limone o magari ai frutti rossi o alle bacche fresche di goji italiano biologico, per esempio, a rendere questo dolce, questo dessert altamente funzionale. Ok, quindi imburriamo, anziché del pan grattato, così la facciamo un po' rustica, ci mettiamo la farina di mandorle al nostro stampo e quella che ci avanza la tuffiamo qui. Non abbiamo messo ancora il lievito, quindi vedete mandorle, quindi frutta secca, e poi queste le possiamo togliere e poi naturalmente degli amidi che vanno così ad assorbire tutte le fibre delle nostre prugne. Benissimo. Andiamo avanti, va? Intanto il forno è preriscaldato a 180 gradi, lo zucchero a velo ci servirà per spolverarlo poi su e il lievito, naturalmente vanigliato, lo aggiungeremo soltanto poco prima di andare in forno. Lo sciroppo di zenzero qui fa la differenza. Velocità supersonica, cari buongustelli, abbiamo sformata, vi raccomando per questa grammatura facciate che diventi abbastanza fredda la torta, altrimenti rischiate di perderla naturalmente per strada. E poi una bella coroncina di prugne rosse selvatiche. Non vi abbiamo detto il nesso con lo svezzamento, a parte che è un frutto che è ricchissimo di calcio, quindi donne, contrasta l'osteoporosi davvero davvero tantissimo questo frutto, e quindi oltre a questo effetto naturalmente famoso lassativo è anche ricca di sali minerali, questa prugna è ricca di tantissimi nutrienti, insomma anche ferro, ma in particolare proprio magnesio e tutta quella serie di sostanze che rendono particolarmente in vigore le vostre ossa, naturalmente favorendo il rafforzamento della struttura, appunto. Per cui
Con i bambini che cosa c'entreranno? È un frutto che, se dato durante lo svezzamento, rende questo momento un momento davvero unico. Perché? Perché di solito si soffre di, i bambini soffrono un po' di stitichezza, no? Passando dal latte materno, comunque dal solo latte, a cibi diversificati. Questa tipologia di prugna, o la prugna anche se vogliamo in generale come frutto fresco reso in purea, garantisce proprio che lo svezzamento avvenga in modo il più possibile, appunto, naturale, senza grossi squilibri. Questa è una cosa importante per le nostre neomamme. Andiamo ad ultimare con la nostra prugna ciliegia, prugna rossa selvatica. E a voi, cari buongustai, vi do i riferimenti per mettervi in contatto con noi: www.acasatua.tv, redazione @acasatua.tv, e consentitemi di dedicare questa torta ad un grandissimo amico che ormai non è più qui, ma è in un posto meraviglioso, ed è Marcello Lepiane. Un bacio anche alla sua bellissima figlia e a Nunzia, sua moglie. Baci, alla prossima!